Allora, intanto sei entrato pronti via in quei 5 minuti, sembrava la partita di Rimini perché hai dato brillantezza, hai dato vivacità, poi anche tu diciamo ti sei fatto un po' coinvolgere in questa serata difficile lì davanti. Ma ho provato a dare una mano, sicuramente è stata una partita tosta contro una squadra molto, molto forte e molto fisica, però peccato non aver portato a casa i 3 punti. Cosa è mancato, Lorenzo? Ma secondo me non so cosa è mancato, sicuramente poi lo analizzeremo in settimana, però ci prendiamo il punto e comunque la buona prestazione di gruppo. Naturalmente io non posso non approfittare di Lorenzo Meazzi perché tra 3 giorni c'è una partita che credo tu conosca abbastanza bene, che è la Virtus Entella, la squadra che ti ha cresciuto. Ti aspettavi in estate di arrivarci primi in classifica a pari punti? Ma nel senso noi pensiamo a lavorare giorno dopo giorno, sicuramente dove arriveremo e dove siamo ora ci siamo arrivati col lavoro, per cui non so se me l'aspettavo o no, però comunque ci siamo guadagnati questa opportunità di essere primi in classifica ora, sia noi che loro. Diciamo che il Pescara ha affrontato squadre che si sono difese a 3 come il Perugia oggi, però forse l'Entella di Gallo è la prima che gioca con un vero 3-5-2, quindi anche con le giocate da quinto a quinto. Le avete un po' allenate, le avete preparate? No, ma sicuramente non le abbiamo preparate ancora perché abbiamo pensato alla pari di oggi, poi sicuramente avremo domani tempo di vedere loro e preparare le giocate. Che partita ci aspetta il Pescara secondo te? Qual è il punto di forza di questa Entella? Ah, sicuramente sarà una partita tosta, difficile, su un campo difficile. Sicuramente l'Entella è una squadra molto solida e che gioca bene. Domanda da studio per Lorenzo Meazzi. Ma domanda da studio, non so se già gliel'hai fatta, era un po' distratto diciamo qualche istante fa sulla proprio la squadra che andrà a affrontare, che è la sua ex di turno, cioè se ha delle sensazioni particolari, non so, uno spirito di rivalsa c'è? Ma nel senso è una partita come le altre, sicuramente sarà emozionante tornare nel posto in cui sono cresciuto. Però è una partita che vale 3 punti, una partita come le altre, per cui quando inizia la partita sicuramente non ci penserò.